Benvenuti, questo è il canale Fratizen, io sono Fratizen e stasera facciamo qualcosa di diverso dal solito. Un po' perché Record non ha aspettato. Nemmeno nelle visualizzazioni dopo che ho fatto la live, ho deciso di ritornare in Giappone con furore. Con lui, col mitico spettacolare Onimusha. Allora, due piccole precisazioni storiche. Onimusha nasce come serie su PlayStation 2. Chi non conosce la PlayStation 2, potrebbe rimanere molto stupito dal sapere che questa console, che è stata una macchina anche all'epoca abbastanza famosa, ha creato PlayStation 2, sostanzialmente era questo coso qua. Questa è la versione Super Slim. Poi Sony decise di fare un remodeling della macchina e produsse questo modello qua, che è quello che ho avuto. Ricordo tra l'altro che questa macchina fu una cosa molto particolare perché ovviamente io venivo dal mondo PC, sostanzialmente ero stupefatto e desideroso di provare questi giochi di ruolo giapponesi o questi giochi giapponesi per console che all'epoca era il 2005-2006, se non ricordo male, rappresentavano insomma il sogno insomma, di chi tutto sommato era cresciuto a Nintendo, sostanzialmente Super Nintendo. Passa il Nintendo 64, rimani deluso. Non vai sul cubo perché costa tanto. E rimasto deluso dal Nintendo 64. La cosa hai tirato per terra. E quindi sostanzialmente, facendo la somma di tutte quante le questioni, a un certo punto, arriva a Natale. Questa te la fai regalare appositamente. Primo anno di università e la giochi. Giochi Onimusha. Ora questa è presio nel bundle non mi ricordo cos'era, insomma un gioco di rally. Non era questa comunque la macchina, questo deve essere il primo modello a essere uscito, perché è tutto quanto squadrato, mentre il modello tuttora io qui è più stondato, deve essere uno degli ultimi modelli a essere uscito. Tra l'altro questa me la voglio portare dietro alla nuova casa dove vado, così c'ho anche una PlayStation 2, oltre che la serie S. Mi porterò una serie S anziché la serie X o la One X, perché è più leggera da usare un attimo, eh. Grazie.
Come dicevo, questa è l'intenzione di portarmela alla casa nuova, così ho una console anche per la PlayStation 2. Poi vedrò come fare a fare le live dalla PlayStation 2. Non so se portarmi anche la 4 o la 3, di quali ho molti titoli, perché comunque vorrei fare. Ora ci devo un attimo pensare come fare. Perché anche io vorrei portare roba a Nintendo, però non so se mi fanno dei copyright o cose strane. Per esempio, sul Signore degli Anelli mi hanno tagliato la musica del Signore degli Anelli. Detto questo, tornando a noi, Onimusha. Ha la caratteristica di essere un gioco molto particolare. Perché molto particolare Onimusha? Perché Onimusha nasce come gioco costruito sullo scheletro di Resident Evil. È un gioco Capcom. Capcom all'epoca stava cercando di usare il sistema di controllo che aveva sviluppato per Resident Evil anche per altri giochi. I risultati di questi esperimenti di Capcom furono prima Devil May Cry, che doveva essere tra l'altro un capitolo della serie di Resident Evil, poi successivamente per una serie di questioni prese una linea produttiva così particolare, divenne poi il Devil May Cry che abbiamo imparato a conoscere in Devil May Cry 1, il Devil May Cry 2 un po' meh, e poi c'è stato il famigerato Devil May Cry 3 che praticamente ha fatto esplodere la serie. Fatto questo Devil May Cry, cioè salutato Devil May Cry, la Capcom decide di insistere e sviluppa questo Onimusha. Onimusha, soprattutto il primo, è un gioco interessante. Vedrete che in alcuni momenti è veramente cringe, mai quanto Onimusha 2. Onimusha 2, verrà poi un Onimusha 3 con Jean Reno dell'epoca. E poi ci sarà appunto il famigerato Onimusha Dawn of Dream. Allora, io degli Onimusha ho giocato il 3, che però non ho mai capito completamente, anche perché ero nuovo a quel tipo di gameplay, quindi non mi piacque tanto. Non ho mai giocato al 2, non ho mai giocato a questo. Giocai tanto e parecchio al Dawn of Dream, che per me per lungo tempo è stato il gioco più bello che ho potuto fare. Almeno in relazione a queste cose sui samurai, prima di incontrare appunto Way of Samurai, che per me personalmente rappresenta il massimo in questo senso. Cioè, Way of Samurai è un'idea particolare di un gioco che racconta una storia di tot giorni, dopodiché i giorni finiscono, qualunque cosa tu abbia fatto ti fa vedere più o meno l'epilogo di quello che è successo. Questo è il primo Way of Samurai. Detto questo, cominciamo. Yes! Praticamente questo è il proseguo, insomma, del discorso, comunque delle giornate di lavoro, di gioco che abbiamo iniziato con Okami. Modalità normale. Cominciamo. Capcom Presents. Boia. Porca miseria. La faccia a livello qualitativo. Dello squacquerone. Questa schifezza. Un'larva di mosca. Caso non ci sarà mai un Onimusha 2 e 3 HD.
Naga has finally engaged the enemy. Questo si sarebbe chiamato One Kill One Shot. Nioh è ambientato dopo questa storia. Un avversario di Onimusha e Genji, però Genji è morto durante l'epoca PlayStation 3. Dopo quel titolo non facile da capire e da giocare, che è stato Genji 2. Samunosuke, I am writing this letter in the hopes you will read this and time to help. Something is wrong within the Inabayama castle. Some of the maids and servants have gone missing, and I fear that it might be the work of about this. He did not seem interested. He is too busy preparing for his upcoming battle with Nobunaga. Samunosuke, although it has been a few years since we were forced to take separate paths due to the battle between my father Dosen and my brother Yoshitatsu, you are still the only one that I can rely upon. I can only hope that you receive this letter and that you will find it in your heart to come and save me before it is too late. Yours faithfully, Yuki. Some call me the Dark One. This way, sir. If our princess is at the keep, there are two ways to get there. The western path, or the northern passage. Kaede, I'll go north. You follow them through the other way. Understand.
the most trusted institution on Earth, the Catholic Church. Ok, questo è un film da vedere. Redfield, sicuramente. Allora, tornando a noi, vedi, questo è proprio il classico Resident Evil. Fondale fisso, il personaggio si muove un pochino meglio rispetto al metodo di Resident, con la modalità carro armato. Vedi? Classico. Brutto, tanto. Diciamo che aver scelto la grafica HD non aiuta sicuramente il gioco, perché i modelli sono in HD mentre il fondale no. Immagino ci sia un motivo per il quale vanno, vedi, madonna mia, come si vede, Gesù mio, come si vede la differenza tra il modello 3D e il fondale. Sembra che stiano recitando. Your Highness. È una roba di cartone. Samanosuke, it's really you. Ecco perché non c'è stato un seguito. I knew that you would come to save me. Per questo non c'è stato un seguito. Guarda come si vede la differenza. I have missed you so much since you left the castle. Ah, va? Guarda che c'è. Qualcosa di grosso. Inizia. Grosso, sì. Grosso e cattivo. Grosso, cattivo e corazzato. Inuyasha, dove sei? Beh, questo direi. Dipende dall'umano. Forse contro Guts non saresti così spavaldo. Princess, look. Samanosuke. Samanosuke. Wake up, Samanosuke. Clan of Orcus that has been subverted by my demons. Samanosuke, defeat and seal their souls to your right hand. What? Destroy all the demons! Bello.
Cioè, il Morpher alla Power Ranger. No, scherzo. Fortune has smiled upon me this day. The power of this gauntlet, I will monsters and save the princess. Evviva! Bisogna vedere se sopravviverai a tutto ciò, però questa è un'altra questione. Hai ottenuto le istruzioni. Allora. Erba, vedi l'erba come Resident Evil. No, c'ha la guardia, non lo sapevo. Ecco, adesso diventa già più gestibile. Oh, via. Ora va bene. Molto veloce, vedi, nell'andare indietro. Questo non è presente in Resident Evil. E ha una sola utilità, questa cosa si è persa nei comandi classici, nei comandi non classici, nei comandi normali. Vedi, qui si vede benissimo che questo tipo di gioco in generale non è fatto per fare l'HD, perché i fondali, per quanto siano renderizzati, non riescono a tenere il passo con il personaggio, che è troppo dettagliato. Guarda queste cose. Ehi, schifezze. Preferirei poter cambiare il sistema di controllo, per esempio questo me lo troverei più comodo sul grilletto, se devo dire. Posso cambiare i comandi? Peccato. Allora, l'effetto è molto brutto, perché anche se loro hanno provato a dare al personaggio un aspetto particolare,
Comunque si nota che lui sta su un fondale. Questo si nota in una maniera incredibile. E andava forse applicato un filtro alla telecamera per rendere meno brutto questo, per farlo stagliare di meno dal fondale. Sembra che sia un'opera teatrale fatta anche male, però va bene. Che c'è? Ah, guarda, ci sa. Utilizzo un colpo letale per uccidere un demone. Sì, per fare un contrattacco. Comunque ho perduto parecchia vita, cazzo. Non è facile un inuscio, eh. Oi, koko akero. Bakemono ore wa taoshita. Dou suru yo? Taoshita tte. Andiamo, imbecilli, aprite sta porta. Omaera. Ha ragione. Mari, honto ni moshiwaki nai. Questo lo vedo. Va? Villa Spencer diventa la fortezza. Non vorrai mica buttarti lì dentro. Ok, si butta lì dentro. Col cazzo che mi butto là dentro. Sono ancora vivi loro? Certo che vuoi darvi una mano. Vuoi darmi una mano, vero? Manco se ne parla. Lui è morto male. Questi sono morti male. Questi sono morti male. Ah, non posso. Palle. Non posso ritornare allo specchio dell'Oni. Ma sapevo che questa remastered HD aveva un problema. Questa remastered, questa versione HD avesse questo tipo di problema. Non credevo fosse così forte. Peccato perché il gioco originariamente non era nemmeno brutto. Io ho il primo e il secondo su PlayStation 2, sì, lo acquistai tanto tempo fa, stupidamente non presi il 3. Avrei dovuto prenderlo perché me lo davano in un pacchetto completo. Scendo. Sperando di non finire ammazzato. Ammazzato. Questo è un racconto dell'orrore ambientato in Giappone, praticamente. Che cazzo. Ah, interessante questa cosa. Ah. C'è anche la fatality, capito?
Certo che questo va sull'orrore peso, perché allora abbiamo soldati scheletri, mostri che compaiono e adesso sto monaco mummificato. E poi questa differenza tra oni e demoni non la capisco, comunque va bene. È così, e lui si sposta perché giustamente, ma deve andare alla bocciofila. Porca miseria! Cazzo! Andato totalmente a caso. Allora, che fosse vestito il suo potere a un uomo verso. Così, la florite me la danno così. Allora, quando era tutto allo stesso livello grafico, immagino che questo livello, che insomma questa stanza dovesse essere molto bella, così si vede subito che può interagire su quelle cose. Accompagnato al maestro Sogen, che è il monaco, ho inseguito la creatura colpevole e rapito la gente in città, trovandosi in una caverna. Ah, te lo dà proprio direttamente così il potere. Ah, bello questo, mi piace. Ok, ora si inizia a ragionare. Non te la fa... Aspetta, no, non ho capito, non te la... Che mi fa della florite, scusami. Ah sì, se non mi fa vedere non lo vedo mica. Che dovrei fare? Ah, no, ho capito, dovrebbero fare la somma. Quindi posso far girare questi cosi fino a che non si raggiunge la somma richiesta. Interessante.
duplicato numerico. Per un duplicato numerico è necessario che molto più semplice di quanto non credessi. Ok. E a cosa serve la scala di corda che mi ha fatto prendere? Capito. Così non riuscirò mai a capirlo, devo fare una foto. Una volta questi enigmi si sistemavano con... Sì, lo so. Sì, fammela fare la foto, dai, non mi rompere i coglioni. Una volta questi enigmi si sistemavano usando i fogli di carta, ma... penso di poter benissimo cavarmela anche senza. Allora. Iniziamo ad andare per escursione. Questo è sovvertito e quindi non è. Questo è potere, non è. Uomo non è. Cosa posso potenziare? Ah, la catena. Ne richiede tante per essere potenziato. Noi ce l'abbiamo. Thank you.
Ancora. Ok. Ah, ma continua forse a spawnare? Da una salvatina non si sa mai. No, vorrei potenziare, se non ti dispiace. Questo mi piace come gioco, forse più di record. Ce ne vogliono di anime, però per salire di livello. Vieni. Cazzo. Minchiarola. Tutto il comitato di benvenuto. Vabbè. Poteva succedere. Ah, proprio così. Allora. Dunque. Non è facile, eh? Bisogna sapere cosa si fa. Bello questo, ha fatto la parata alle spalle. Non male, dai. Sbagliato il tasto parata.
No, non ci si fa a potenziarlo. No, non ci si fa a potenziarlo. Mentre ti conta anche il numero di salvataggi. Ti dà un... Tu bisogna giocare di intelligenza. La ripulita l'aria per evitare che ti possano arrivare tutti quanti addosso. Male che non esistono gli attacchi imparabili in questo gioco. No, fermo, eh. Maledetto! Proprio lì ho parato proprio alla cieca, a parte che la parata è... Allora, abbiamo imparato che gli attacchi speciali vanno preservati il più possibile, perché se non preserviamo gli attacchi speciali è una fine orrenda. Capisco perché questo gioco ha avuto un grande successo all'epoca, devo dire che è piacevole tuttora da giocare. Certo, con controlli nuovi, con questo. Il vecchio controllo, questo livello sarebbe stato nuovo. I nemici sono sufficientemente lenti e la parata ti permette di difenderti a tutte le angolazioni e questo ti permette di salvarti praticamente da qualunque tipo di attacco ti faccio. Però ecco, non è che sia molto... Secondo me i nemici continuano a uscire perché ti aiuta a fare... Ho questa sensazione, eh. Merda, ha rispawnato! Occhio. Ah.
andiamo a salvare immediatamente. Fottitene. E che cavolo. Ma con uno spawn, no? Ok. Ho fatto tipo una fatality. Oh, ok, ora siamo tornati in affari. You are back in business. Se tu mi dissi un altro specchio sarei più che contento. Una roba così col vecchio sistema di controllo non la faccio, non avresti potuto da fare, eh? Bello questo. È una Counter Strike. Ah, ma mi ha preso? Pensavo non mi avesse preso. Allora, ricominciamo da capo. Potenzia. Occhio. Provato almeno. Allora, Onimusha è molto un gioco dell'orrore, d'altro canto è stato derivato da Resident Evil. Boia, questo proprio, cioè appena si è materializzato gliel'ho messo in tasca. No, fermo, dov'è che... Ed è anche un gioco molto difficile, cioè non lascia molta speranza. Devi proprio andarci a cazzo duro. Proprio a cazzo duro ci devi andare. Non è Devil May Cry. Meno male c'è il nuovo sistema di controllo, perché col vecchio sistema di controllo penso sarei impazzito. Perché è il sistema di controllo di Resident. Modello carro armato. Cioè che la direzione non è assoluta ma è relativa in funzione della telecamera. Una delle più grandi cazzate che mi sembra capitata di vedere. Non so perché facevo così. Ok. Thank you.
2. Ciao. Poi. Vuoi farmi il santo piacere di schiantare? Grazie. Cambiamo aria. No. Loro. Vuoi farmi il santo piacere di schiantare? Grazie. Ehi, buon uomo. Che fa? Sì. Ma che dovrei fare secondo voi? Scusami. Ah, le famose porte rosse. Mi piace questa un'idea. Io ce l'ho la scala per scendere. Certo. Essere crudele, ma io vorrei uno specchio Oni. Può avere uno specchio Oni? Tanto salviamo, salva, poi potenziamo. Tu dici perché il gioco ha questa grafica così strana? Perché era come il primo Resident Evil, dove c'era sostanzialmente un fondale bidimensionale ad alta risoluzione all'epoca, ora non l'è più perché hanno messo i personaggi ad alta risoluzione, mettendo i personaggi ad alta risoluzione questi escono fuori dal fondale. Ok. Ah, bello, un teschio così proprio è molto confortante. Ok.
Intanto mi dà tanto, questo mi dovrebbe dare il sigillo del fuoco. No. Devo fare sto coso? L'importanza di curarsi. Vattene! Eccolo! Dove l'ho già sentita questa frase? Ah, dagli apostoli di Beth. Ma gli potremmo tipo piantare un bel paletto nel cuore, no? Levargli la testa, così tanto per essere sicuri di levarcelo di torno definitivamente, no, eh? Cioè, questo verme ha preso, fatto a pezzi del legno, messo lì a bruciare, ci ha messo anche delle ossa, così tanto per... Allora, sono un triste e patetico vigliacco, sono un debole e mai diventa un sacerdote, pure. Il mio messo è stato ferito gravemente durante la battaglia contro i demoni, non ho potuto fare nulla, non sono riuscito a salvarlo. Un gioiello. È andata malissimo praticamente. È andata malissimo. Immagino che... Che bel posto. Uscisi, signor Stadari. Questo è il mio tempo. Mm-hmm.
なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえのゲームか。Non penso sia il caso. お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら玄馬と契約を結んだ。未来永劫玄馬に尽くすとな。ああそうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけるなるど。そいつの腹をかっさばき、舌たぶきを好きなだけ飲むがいい。Un altro boss?Non è che sia durato tanto, ma non è durato proprio un cazzo lui. Ha sempre una spada però, eh? Facci caso.Strumenti particolari della funzione ignota. Qualunque cosa siano questi strumenti non sono nulla di buono. Nulla di particolare. Beh, tutto sto schifo, questo simpatico teatrino degli orrori, beh. Che diavolo sono quelle cose? Le cose nauseabonde hanno divorato praticamente il demone. Allora, prima cosa salviamo perché preferisco. Sì, sto facendo tanti salvataggi ma non me ne frega niente. Poi vorrei potenziare.Stavo pensando, a me conviene potenziare. No, meglio lasciare le cose su come stanno. Non sai perché? Che diavolo? E stai un po' qui.Oh my gosh. Porca miseria.
Oh! Maledetto, oh! Dammi le mie anime! Oh! Guarda, però si sono fottute le mie anime a proposito. Comunque lui sembrava un cattivo uscito dai Power Ranger. No, era troppo... Oh! No, era troppo brutto per essere un cattivo dei Power Ranger, troppo mostruoso. È più un mostro... Che ne so... Di El Rising. O un apostolo di Berserk. Scendi qui. Non mi dire che c'ho da fare un'altra boss fight. Ok. Certo che giocare alla quest'ora della notte è proprio un'idea brillante, eh. Devo... Grazie. Pure. E io ho fatto bene a non potenziare allora. Porca puttana! È respawnato. Che sei? Ora, definire sto coso un uomo è molto...
discutibile. Allora, io ora devo andare perché vorrei andare a dormire. Questo gioco è carino e non vorrei avere gli incubi. Questo gioco è molto carino, molto divertente. Non vorrei avere gli incubi, quindi onestamente ora chiudo e vado a dormire. Grazie a te perché te ti sei collegato, mi stai seguendo. Questa sarà una nuova serie, te lo dico subito. Me la faccio Onimusha, che è un po' un modo per concludere il discorso iniziato con Okami, magari non tutte le sere perché comunque è abbastanza terrorizzante, e poi si guarda un po' il da farsi, eh? Ah, hai visto? Ah, mi ha fatto salire. Questo è interessante però come cosa, eh? Questo è interessante. Beh, buonanotte per chi mi ha seguito. Ci vediamo domani. Ciao ciao.